benvenuti a un nuovo video di L'Arrabbiato. Oggi andiamo a parlare di alcune applicazioni, proprio applicazioni scaricabili da Cydia, quindi non tweak, ma vere e proprie applicazioni. Volevo partire dalla parte Wi-Fi. Un'applicazione molto ben costruita è Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer cosa fa? Ci dice, ci scannerizza con un raggio molto più ampio tutte le Wi-Fi presenti, e come ho già detto ha un raggio molto più ampio del classico Wi-Fi di iOS, e in più ci dice la protezione, la velocità se siamo collegati. Poi è possibile vedere i dettagli in cui c'è scritto il canale, tantissime informazioni utili. Ci possiamo connettere quando non è connesso e niente, qui tutti gli anali ci sono scritti e qui le impostazioni, autoscan interval, ogni quanto fa uno scan automatico, scan sensitive, io ho messo highest, cioè al massimo, ma possiamo anche diminuire la sensibilità del wifi. Niente, è un'applicazione molto utile e molto ben costruita. Un'altra applicazione molto utile per il wifi è WP Pro. Esiste sia scaricabile dall'App Store, ma questa scaricata da Cydia è meglio e poi è gratuita, al contrario di quella scaricabile dall'App Store. WP cosa fa? Calcola la password di Alice e Fastweb mettendo l'SSID, cioè il numero che sta dopo. Comunque qui è possibile inserirlo manualmente sia su Fastweb che Alice, se no basta andare sullo scanner, vabbè, scannerizzare, se è presente un Alice basterà premere sul wifi e calcolerà automaticamente la password se si tratta di un router Alice o Fastweb. IVPA è un'applicazione dell'App Store che calcola sempre la password di Alice e Fastweb. Wi-Fi Pass cosa fa? Wi-Fi Pass praticamente memorizza tutte le password dei Wi-Fi, e molto utile perché altrimenti non il iOS nelle impostazioni non ce le farebbe vedere, invece di lì possiamo vederle tutte quelle a cui abbiamo acceduto, è possibile eliminarle anche. Altre applicazioni di Cydia possono essere iFile. Cosa fa? iFile ci permette di andare all'interno dell'archivio di iOS e modificare varie cose e cambiare molte cose all'interno di iOS. Ad esempio, i tre preferiti ho questo, che è, aspettate, ecco, se andate su Springboard qui ad esempio, no, non era questo, era questo, liste proprietà, qui ad esempio io attraverso qui ho tolto, vi faccio vedere, ho tolto da qui il nome, la scritta sblocca, e poi ho cambiato varie cose. Ecco, vedete, è Waylock Label, qui è vuoto ed è la scritta che viene dove c'era scritto sblocca, è short sta qui, e quando premiamo due volte il tasto home viene anche le impostazioni dell'iPod. Bene, vabbè, poi insomma possiamo andare a gestire i file all'interno. Poi
Altre applicazioni carine è SB Settings è un sistema di impostazioni rapide. È possibile metterlo sia come io a tendina. Aspetta, vi faccio vedere. Ecco. Come potete vedere, da qui io posso attivare wifi, bluetooth, modalità aeroplano, localizzazione, modificare la luminosità, modificare, chiudere i processi, chiudere le applicazioni in background, attivare gli app cracker, disattivarlo, vabbè, effettuare un respring oppure un reboot, un power off, andare in save mode, bloccarlo, insomma un sacco di alcune applicazioni rapide qui. Vabbè, e qui le impostazioni e refresh per la memoria. Qui ho la memoria RAM disponibile, quanti megabyte ho disponibili di memoria insomma, di memoria per mettere delle cose. Niente, è possibile metterlo, ho detto, sia a tendina sia nel notification center. Io non l'ho messo perché non mi piace, preferisco la tenda che viene giù. Poi, da qui ho modificato Custom Carrier. Ho modificato il nome qua su in cima, accanto al segno del wifi. C'era scritto iPod all'inizio, come in tutti. L'ho cambiato. Altre applicazioni, iCleaner. iCleaner ci permette di pulire il nostro dispositivo da vari cache, varie cose, vari file che occupano memoria e che si possono cancellare. Basta appoggiare clean, lui le pulisce e poi effettuerà un respring dopo aver pulito. Poi abbiamo YouTube 2 MP3. Ci permette di scaricare le canzoni YouTube e averle in MP3. L'unica cosa è che non ci permette ancora, ora vi faccio vedere, ad esempio Balada Boa, c'è import into iPod Library. L'opzione c'è, però se lo pigiamo dice non è ancora stata, cioè è stata inserita l'opzione ma non è possibile utilizzarla. Però è molto comodo per scaricare le canzoni. Altre applicazioni, abbiamo Display Record, è quello che sto usando io per registrare il video, che registra solo lo schermo. Niente, Activator, per chi non lo conoscesse, attiva è possibile attivare attraverso qui le varie cose, ad esempio, non lo so, doppia pressione, e possiamo mettere qualsiasi cosa. Ora, doppia pressione, scorre a sinistra, non ho segnato niente. Ad esempio, mettiamo calcolatrice. Calcolatrice, ora se noi andiamo a scorrere a sinistra, lui aprirà la calcolatrice. Niente, è carino, soprattutto si integra con SB Settings per aprire questo qui, come vi ho fatto vedere prima, e anche con altri tweak che poi vi farò vedere. Andiamo a rimettere a posto barra di stato, scorre a sinistra, ecco, togliamo. Non ha segnato. Ok, niente, queste sono applicazioni molto belle. Scaricatele da Cydia, che sono molto utili. Un saluto a tutti, grazie della visione, arrivederci.